Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Vi do il benvenuto a nome anche della mia associazione Animalisti Friuli Venezia Giulia. La domanda che certamente qualcuno si sarà fatto di fronte alla locandina di questa conferenza è: che cosa c'entrano gli animali con la teoria queer? Che nesso può esserci tra l'antispecismo e i movimenti LGBT? Ne vogliamo parlare proprio oggi, in questo incontro dal titolo Antispecismo e Queer, dove la E non a caso è messa e posta tra parentesi, anche portandoci a leggere il titolo anche come antispecismo queer. C'è questo gioco, diciamo. Oggi saranno presentati due libri sul tema: Manifesto Queer Vegan di Rasmus Simonsen, che è docente presso la Western University in Canada, è attivista animalista, autore di saggi sul veganismo e sulla liberazione animale, e la raccolta di saggi che è di recente uscita, Corpi che non contano, Judith Butler e gli animali. Una raccolta che tra l'altro contiene anche un'intervista a Judith Butler, che definita filosofa del gender è di fatto tra le più importanti filosofe viventi. Questo è un incontro in cui crediamo molto, lo riteniamo oggi più che mai importante, anche perché è molto ricco di stimoli e di spunti di riflessione che appunto faremo oggi. Ed è un vero piacere che a parlarci di Manifesto Queer Vegan e di Corpi che non contano siano proprio due curatori dei volumi, che sono Massimo Filippi e Marco Reggio, che io ringrazio di cuore di essere con noi oggi. Massimo Filippi è professore di neurologia presso l'Università Vita e Salute di Milano e si occupa da anni della questione animale sia da un punto di vista filosofico che politico. Ha pubblicato Ai confini dell'umano, gli animali e la morte, Nell'albergo di Adamo, gli animali e la questione animale e la letteratura con Filippo Trasatti, Natura infranta, Crimini, sempre con Filippo Trasatti, Crimini in tempo di pace, la questione animale e l'ideologia del dominio, e l'anno scorso l'abbiamo anche presentato alla Mediateca qui a Pordenone con Emilio Maggio, Pene e pellicole, gli animali, la letteratura e il cinema. Marco Reggio è un attivista per la liberazione animale che si occupa, tra le tante cose, di intersezioni tra la teoria queer e l'antispecismo e di resistenza animale. È componente dell'associazione Oltre la Specie e redattore della rivista critica antispecista Liberazioni, che tra l'altro anche a Pordenone è distribuita ed è reperibile alla libreria. Io non voglio aggiungere altro, non voglio rubare tempo, perché ci sono tante cose interessanti che voglio ascoltare assieme a voi. Buonasera a tutti e tutte. Diciamo che a me intanto forse spetta il compito di provare a rispondere alle domande che facevi tu, Daniela, su perché mettere insieme in alcune pubblicazioni e oggi qui in un incontro queste due parole, questi due temi, che sono queer e antispecismo. Penso che provare a riflettere sul perché ci possano interessare entrambi sia, come dire, già di per sé apra tutta una serie di questioni, di problemi, di spunti interessanti per entrambi gli ambiti sostanzialmente. Io provo a raccontare un po' così, diciamo, la nostra storia, il percorso che ci ha portato sostanzialmente a queste due pubblicazioni, che è un percorso che nasce all'interno della rivista Liberazioni, che è una rivista che storicamente si occupa di antispecismo sostanzialmente, certamente da sempre schierata per un antispecismo, come dire, non trasversale, non apolitico, quindi in qualche modo egalitarista, no? Diciamo, possiamo dire genericamente di sinistra, si può dire? Si riesce a spiegare cos'è la sinistra. Però nonostante questo, diciamo che una rivista che comunque per tutta una serie di motivi, di urgenze anche che sentivamo noi dal punto di vista teorico e anche di attivismo, sostanzialmente si è occupata della questione animale e continua a occuparsi principalmente di quello effettivamente, però con un'ottica via via più intersezionale, cioè di maggiore attenzione ad altri temi politici, sociali e di filosofia critica. Perché questo rinnovato maggiore interesse per altri temi? Ci sono diversi motivi sicuramente, io penso che ci siano anche dei motivi proprio di evoluzione teorica dell'antispecismo, che è un movimento giovane sostanzialmente, perché adesso noi ci riferiamo in particolare a quell'antispecismo che si esprime anche a livello teorico con dei testi scritti eccetera, che emerge in Occidente sostanzialmente, perché è il nostro ambito, non per altro, però effettivamente si può dire che un movimento che nasce storicamente si data nel 1975,
tanto per dare una data precisa, però con Liberazione Animale di Peter Singer. Quindi un antispecismo dal punto di vista teorico nasce in un ambito sostanzialmente accademico, di pensiero anche di un ceto anche medio elevato, se vogliamo, no? Quindi con una connotazione di classe ben precisa. Potremmo aggiungere, dato che parliamo di queer e questioni di genere, effettivamente anche maschile, sostanzialmente connotato come un pensiero che proviene da uomini e che ha un suo approccio molto preciso, che non entro nei dettagli, magari Massimo dopo vuol dire qualcosa in più sulle evoluzioni, però che in qualche modo non si presta più di tanto a intessere legami, relazioni, contaminazioni con altri movimenti, né dal punto di vista dell'attivismo né dal punto di vista teorico, e che si concentra sostanzialmente, si può dire, sui diritti animali e sul veganismo come stile di consumo critico che si contrappone allo sfruttamento degli animali non consumandoli, e quindi che propone la diffusione uno a uno dello stile di vita vegano. Negli anni si aggiungono altre posizioni, altre visioni dell'antispecismo che da questo punto di vista aprono maggiori spazi. In particolare, questo avviene diciamo appunto a livello sia teorico che a livello di lotte, e qui arriviamo a Simonsen e al manifesto Queer Vegan. Diciamo che in Italia a noi interessava provare a vedere se ci fosse qualcosa di qualche elaborazione teorica che iniziasse a vedere dei nessi, delle affinità sia tra movimenti di lotta, tra il movimento LGBT e il movimento queer in particolare, tra il movimento per l'affermazione, l'uscita dall'invisibilità di quei soggetti che dal punto di vista del genere sono eccedenti, considerati anormali, sono fuori dalla norma condivisa, quindi non rientrano nel classico binarismo maschio e femmina, quindi il rapporto tra questa lotta e quella lotta che invece mette in discussione i rapporti tra animali di diverse specie, in particolare i rapporti vigenti, consolidati, considerati come naturali tra umani e tutti gli altri animali. E uno dei pochi contributi effettivamente validi in questo senso era appunto quello di Simonsen, che naturalmente non è l'unico contributo possibile, l'unico approccio possibile alla questione, perché già parte da un particolare approccio del queer, che è una teoria direi ben più variegata forse dell'antispecismo stesso, anche se penso nasce negli anni 90 sostanzialmente. Però appunto adotta un particolare approccio che non è l'unico. Di solito, presentando il manifesto Queer Vegan, io sono un po' nell'imbarazzo di dover precisare proprio le parole centrali, proprio le parole del titolo del libro, sia perché spesso nell'ambito, chiamiamolo vegan, diciamo antispecista, la parola queer è un illustre sconosciuto, e perché d'altra parte magari soggetti queer o interessati alla teoria queer o più avvezzi al vocabolario di questo ambito, non dico non conoscono la parola vegan, perché ormai la conoscono tutti, basta entrare al supermercato per conoscerla al giorno d'oggi, però ne hanno un'idea che probabilmente è diversa da quello che lo stesso Simonsen intende. Può essere utile pensare anche alla storia della parola queer in quanto termine, come è stato utilizzato politicamente e come viene utilizzato per entrare nella questione animale vissuta in senso queer appunto. E forse in questo senso si può notare che dal punto di vista proprio meramente etimologico la parola viene dal latino, poi passa per il tedesco e si diffonde, però diciamo è nota per, come parola inglese, si diffonde nei paesi anglofoni e originariamente diciamo copre tutta una serie di significati che fanno riferimento sostanzialmente all'obliquo, al tortuoso, alla via non diretta verso un obiettivo, diciamo, il contrario di straight in inglese. E poi passa ad assumere anche connotazioni che si legano, e qui per noi già tortuoso, diciamo, è molto significativo per noi, ma ancora più significativo forse il fatto che poi inizia a acquisire una serie di significati legati al bizzarro, allo strano, al destabilizzante, a ciò che in qualche modo turba. E poi nell'inglese moderno, e questo è il punto politico fondamentale del movimento queer, è un insulto omofobo sostanzialmente, cioè è il corrispettivo del nostro, se volessimo tradurlo in maniera abbastanza fedele, della nostra parola frocio, per esempio, no? Cioè è un epiteto ingiurioso per i gay maschi in particolare. Cosa succede? Che a un certo punto parte del movimento gay intraprende un percorso in cui questa parola, invece che essere rigettata, contestata come insulto, viene
ripresa, riassorbita, assunta e risignificata come parola che forma, diciamo così, un'identità molteplice, che poi di fatto in qualche modo è un'anti-identità, che funge da etichetta per tutti quei soggetti che appunto non sono conformi alle norme di genere, al binarismo di genere, diciamo così, banalizzando un po'. Questa operazione, che mantiene in sé, diciamo, il senso dell'insulto e lo ripropone apertamente come una provocazione, si sposa anche con l'elaborazione teorica, anche accademica, anche di alto livello, come si suol dire. E questo rinforza in un certo senso l'aspetto dissacrante. Noi che siamo qua, io stesso oggi ho detto un paio di volte la locuzione teoria queer, e qui dentro l'espressione teoria queer suona un po', perché la parola queer ne dice poco in italiano, e la parola teoria naturalmente è altisonante, la parola più accademica forse che esista, no? Questa espressione teoria queer suona veramente come qualcosa di un po' perché esotico, un po' perché esotico, poi in senso anglofono, quindi ci richiama l'Accademia Americana. Sembra una cosa molto seria, però in realtà chi, Teresa De Laurentiis in particolare, ha proposto per la prima volta questa associazione di queste due parole, teoria e queer, sostanzialmente ha messo insieme, ha detto qualcosa come teoria frocia, cioè ha messo insieme due parole che, come dire, provengono da campi completamente diversi, no? L'alta teoria accademica degna di rispetto, di attenzione, seria e seriosa, e frocio, no? E questo già dà l'idea anche in qualche modo del carattere destabilizzante anche a livello accademico. Per questo io appunto salto un po' sempre dall'attivismo alla teoria eccetera, ma il bello in un certo senso anche di tutto questo ambito è il fatto che in realtà c'è una certa indistinzione tra i due campi. Judith Butler stessa, di cui noi parliamo come uno dei più grandi filosofi viventi, la filosofa del gender, si legge sui giornali eccetera eccetera, comunque è stata anche un'attivista e io direi nutrita proprio alcuni suoi concetti, sue elaborazioni proprio nell'attivismo, nell'essere concretamente in campo per difendere delle soggettività. Questo, diciamo, ci porta a entrare un pochino nel modo in cui questa parola anche la parola vegan, vedremo, è considerata da Simons nel manifesto queer vegan. Perché cosa dice Simons sostanzialmente, riprendendo una studiosa italiana, tra l'altro poche studiose italiane che vengono citate in questi casi, che Carmen della Versano, dice sostanzialmente: il queer non può essere inteso, o almeno è possibile non intenderlo semplicemente come qualcosa che storicamente è stato collegato al movimento LGBT, anche se storicamente questo è avvenuto, questo è stato importantissimo, eccetera, eccetera, ma questo collegamento tra questa idea del queer e in particolare il tema dei soggetti gender non conforming, diciamo non conformi alle norme di genere, non è necessaria, perché in realtà il tema principale del queer è la destabilizzazione dell'idea di natura, cioè di ciò che è naturale e ciò che è contro natura, che si è vista chiaramente nel caso dell'omosessualità, ovviamente, perché uno dei tipici strumenti per la discriminazione, per il discorso anti-omosessuale, per la difesa della cosiddetta famiglia naturale, è appunto l'idea di natura, di ciò che è naturale e di ciò che è contro natura, che quindi deve essere riportato alla norma naturale, all'ordine delle cose. E lui dice sostanzialmente questo non è una cosa che riguarda solo questo ambito, riguarda parecchi ambiti. Quindi il queer è un'impresa che vuole denaturalizzare, vuole scardinare l'idea che ci sia qualcosa di naturale e qualcosa di non naturale, e questo mi pare evidente che riguarda appunto la questione animale, chiaramente perché così come si dice che l'omosessualità è contro natura e il movimento omosessuale in qualche modo è stato storicamente di fronte a un bivio sulla risposta da dare a questo tipo di retorica, per cui avrebbe potuto dire, e a volte l'ha fatto, a mio parere, entrando su una china un po' scivolosa, il movimento omosessuale è stato di fronte all'opzione di dire: beh no, non è vero che l'omosessualità è contro natura, perché l'omosessualità è naturale quanto l'eterosessualità, forse anche di più.
Non è un caso, infatti, che i pinguini di cui parlavamo sono un riferimento, in questo caso preso proprio dal mondo animale, per cui, per esempio, guardate, ci sono anche i pinguini gay. L'altra strada possibile è quella invece di non scendere sul piano di ciò che è naturale, ciò che non è naturale, e di dire, beh, insomma, non ci interessa molto ciò che è naturale, ciò che non è naturale, perché in realtà non si può stabilire cosa è naturale e cosa non è naturale, ma sono altri i piani di discorso. Questo, diciamo, è una, come dire, un dilemma che è evidente per gli antispecisti e le antispeciste, perché tipicamente prendiamo la pratica più, come dire, più destabilizzante dal punto di vista dei rapporti di violenza tra umani e animali, cioè il vegetarismo, il fatto di decidere di non mangiare gli animali. Uno delle tipiche, dei controargomenti, delle tipiche obiezioni è: non è naturale, no? Ci sono i predatori e le prede, in natura c'è un equilibrio, un ordine, c'è un ciclo, gli umani mangiano, sono predatori, anche predatori, sono onnivori, mangiano gli animali, quindi chi si rifiuta di mangiarli viola un ordine delle cose. Allora, rispetto a questo, noi possiamo ancora, secondo me, scivolando su una china un po' pericolosa, possiamo dire no, il vegetarismo è naturale, noi abbiamo i denti che non sono adatti per mangiare la carne, ma sono adatti per mangiare la frutta, possiamo dire non abbiamo l'intestino adatto, possiamo dire ne sono state inventate tante. Oppure potremmo dire, come dice Simonsen, non ci interessa cosa sia naturale e cosa non sia naturale. In fondo anche il primo antispecismo, che era, come dire, di marca etica, proprio classica, utilitarista, giusnaturalista, però insomma, diciamo, molto limpida su questo, sostanzialmente diceva non dovrebbe interessarci molto di cosa è naturale e cosa non è, ma cosa è giusto o sbagliato, sostanzialmente. Adesso noi forse diremmo dovrebbe interessarci di più cosa influenza in un modo o nell'altro le relazioni che vogliamo avere tra persone e tra persone e animali. Quindi in realtà, appunto, per esempio, mangiarci degli animali che vivono in una comunità con noi, che tipo di relazioni apre, che tipo di relazioni fa instaurare, come connota le relazioni mangiarsi i membri della propria comunità rispetto a non mangiarsi. Questa è una domanda forse più interessante rispetto a se è naturale o non naturale fare certe cose, a parte il fatto che, appunto, su cosa è naturale e cosa non è naturale si può discutere naturalmente all'infinito. E quindi questo è un primo aspetto che, per esempio, Simonsen mette molto bene in luce e che per noi sembra molto interessante, perché trova un terreno veramente comune tra due movimenti, sia a livello teorico che a livello anche pratico. Addentrandosi in questo tema, Simonsen affronta un problema che è meno affrontato, direi, che è quello del vegetarismo maschile. Simonsen fa un parallelo, sostanzialmente, che, diciamo, arriva fino a un certo punto, perché ovviamente ha i suoi limiti, e lui stesso li sottolinea, tra omofobia da una parte e vegefobia, cioè discriminazione, come dire, derisione, marginalizzazione dei vegani, dall'altra. In questo paragone quello che emerge sostanzialmente è che il vegano, il neovegano, eccetera, maschio, per tutta una serie di motivi, il maschio che decide di non mangiare la carne, in qualche modo assume su di sé, viene fatto oggetto di un sospetto di omosessualità, sostanzialmente, o di scarsa virilità. Quando un maschio dice ad altre persone, annuncia di non voler più mangiare gli animali, di non voler più mangiare la carne, spesso si sente fare delle domande, oppure a volte esplicitamente, a volte in maniera più velata, però si sente fare domande del tipo, ma le donne ti piacciono ancora, no, eh? Se tu hai smesso di mangiare la carne, ma non sarai mica frocio, appunto, per riutilizzare la parola di prima, eccetera, eccetera. Simonsen analizza, e qua è molto interessante vedere le risposte tipiche dei vegani e anche del movimento antispecista, cioè delle associazioni, per esempio. Le risposte tipiche dei vegani sono, ovviamente, sono di segno opposto, cioè, e sono, no, a me le donne piacciono, non ti preoccupare, solo che non mangio le bistecche. Oppure, no, non sono omosessuale, sono eterosessuale, sono più eterosessuale di prima, anzi. Oppure, no, non ho perso virilità, anzi, i vegetariani sono più virili dei carnivori.
anche nella la cosa che è interessante è che al di là del livello dei microdiscorsi tra persone, anche a livello di grandi campagne, lui cita per esempio la PETA, la grande associazione per i diritti animali americana, c'è lo stesso andazzo sostanzialmente, per cui per esempio si fanno grandi campagne per rassicurare il pubblico sul fatto che il vegetarismo non diminuisce ma anzi rinforza la virilità, la potenza sessuale per esempio nei maschi, facendo tutta una serie di improbabili discorsi scientifici sulle virtù di alcune verdure. Però, e a mio parere tra l'altro non riuscendo, perché come dire, la questione per esempio della virilità, della potenza sessuale è una questione che ha delle connotazioni simboliche e culturali molto complesse, che certamente difficilmente si può affrontare con discorsi di tipo scientifico, supposti oggettivi, neutrali, ammesso che poi siano corretti anche questi discorsi di tipo scientifico, e ne dubito. Quello che dice Simonsen, che è interessante, è che quello che avviene sostanzialmente è che si baratta una supposta difesa, un supposto rinforzo del discorso a favore dei diritti animali con il rinforzare delle norme, che sono le norme di genere, l'eterosessualità obbligatoria, la centralità dell'eterosessualità, gli stereotipi sul maschile e femminile, eccetera. E questo già di per sé, diciamo, è un aspetto problematico. Quindi direi che da questo punto di vista, come dire, anche il suggerimento a livello di grandi campagne o di risposte dei singoli mi pare abbastanza semplice, cioè da parte di Simonsen è quello di smettere di rassicurare da questo punto di vista, ma innanzitutto porsi dicendo una cosa, come dire, a me viene la cosa più naturale del mondo, cioè se uno mi dice non mangi le bistecche allora sei procio, la prima cosa che mi viene da dire è e allora, cioè, dove sta il problema? Però ci fa anche un discorso un po' più complesso, nel senso che lui ritiene che a partire da questo, cioè questo carattere del veganismo, che viene vissuto come problematico dai vegani stessi, cioè come un problema in qualche modo da affrontare, da nascondere, a cui rispondere, da aggirare, eccetera, eccetera, non è un problema ma è una risorsa. È una risorsa perché dà al veganismo un potere doppiamente destabilizzante. Perché il veganismo ha già, al di là del fatto che possa essere uno stile di vita, come dire, che contrasta la crudeltà, è molto bello e pacifico da questo punto di vista, in realtà il veganismo ha un aspetto conflittuale molto forte, che vediamo chiaramente, riguardo alla questione animale. Cioè che mette di fronte, in qualsiasi modo sia vissuto sostanzialmente, mette di fronte, diciamo, 3-4 volte al giorno, a seconda di quanti sono i pasti, le persone al fatto che normalmente gli animali vengono uccisi, allevati, macellati e mangiati come se fosse normale. E quindi il veganismo contesta questa cosa. Quello che spesso fa è poi però rendere più edulcorato questo messaggio, cercare di renderlo più accettabile e meno destabilizzante. Simonsen dice invece accettiamo questo potere destabilizzante e utilizziamolo per destabilizzare, perché in effetti noi vogliamo destabilizzare dei rapporti di forza violenti e non paritari. E allo stesso modo, dato che ha portato la possibilità di destabilizzare anche dei rapporti di forza che sono quelli che poi determinano per esempio l'omofobia o l'omotransfobia, facciamolo anche in quel caso. Cioè se il veganismo ha il potenziale destabilizzante di come dire, turbare le persone riguardo alla centralità della propria eterosessualità, ben venga, perché questo è un elemento quindi di cambiamento sociale a cui è stupido, tra virgolette, rinunciare da parte dei vegani. Diciamo che dopo questa idea di fare una pubblicazione su questo articolo, seguita da un'intervista all'autore, abbiamo pensato che, dato che la teoria queer appunto è variegata e complessa, ci fosse quantomeno un altro filone accanto a tutti gli autori che ispiravano Simonsen, accanto a questi ci fosse tutto un filone che, come il primo, sostanzialmente non aveva mai parlato esplicitamente della questione animale, ma che poteva dare degli strumenti molto interessanti. Però ha fornito gli strumenti che in effetti qualche contributo già in America iniziava a considerare utili anche la questione animale. Infatti appunto due dei brani che abbiamo
inserito nella raccolta provengono appunto da persone che si occupano di animal studies e che hanno provato a utilizzare alcuni strumenti butleriani. Questi strumenti sono diversi, noi abbiamo individuato, io direi, principalmente il concetto di performatività, un concetto molto complesso, forse il più famoso, il più importante, il più discusso anche di Judith Butler. Quando sentite parlare di teoria del gender, che esiste, non esiste, eccetera, penso che in realtà abbiano ragione i detrattori della teoria del gender, perché si allarmano un po', che fanno le sentinelle, queste cose qui. Hanno anche ragione in un certo senso a dire che esiste una teoria del genere, anche se probabilmente ne esiste più di una in realtà, come spesso accade. Questa è una, questa effettivamente è veramente una, come dire, un costrutto teorico, insomma, abbastanza articolato e che fornisce degli strumenti davvero destabilizzanti. E il concetto intorno a cui ruota è quello di performance di genere, che può aprire anche alla performance di specie, come qualcuno ha provato a fare. Altri concetti sicuramente che noi interessano, sono interessati e che sono emersi proprio nell'intervista a Judith Butler, che ha detto delle cose abbastanza pesanti dal punto di vista, secondo me, della svolta verso la questione animale, sono per esempio il concetto di vite precarie, che ci richiama nella sua opera, soprattutto direi alla condizione dei palestinesi a Gaza, quello di lutto e in generale tutto il tema della vulnerabilità, che si collega molto bene al lutto. Tutta l'opera di Judith Butler sul lutto, che si concentra su temi squisitamente umani, è molto complessa e anche teoricamente densa, però ha degli agganci a livello, come dire, di attivismo proprio molto concreti, anche che sono stati anche molto discussi proprio nell'attivismo queer. E si basa sostanzialmente sull'idea, sulla constatazione del fatto che il lutto per la perdita di qualcuno che c'è caro sia considerato socialmente, tipicamente, nelle nostre culture, come un qualcosa di privato, come un aspetto da vivere nel privato della propria casa, dei propri affetti, e come qualcosa che raramente viene portato fuori nella discussione pubblica, che poco interessa di fuori, e che infatti tradizionalmente è legato a quei soggetti che sono legati alla casa, al privato, eccetera, che sono relegati in questa sfera, che sono le donne. Naturalmente però il lutto a volte viene fuori invece pubblicamente, e Judith Butler fa tutta un'analisi, per esempio, degli eventi dopo l'11 settembre in America, in cui il lutto diventa qualcosa di politicamente importante, no? Cioè, per esempio, appunto, tutte le vittime, cittadini americani vittime della strage, vengono celebrate sui giornali, per esempio, nelle cerimonie, eccetera, in maniera molto enfatica, e giustamente anche perché, diciamo, la costituzione anche di una consapevolezza sociale, eccetera, a partire da questo è un elemento, come dire, che può essere anche positivo, ma naturalmente il lutto, anche quando viene vissuto pubblicamente, viene vissuto in maniera differenziale a seconda dei soggetti. Quindi Judith Butler nota, per esempio, che i soggetti di religione islamica morti durante la strage delle Torri Gemelle godono di minor visibilità, proprio perché questo loro essere di religione islamica viene vissuto come una contraddizione rispetto ai supposti scopi, o alla supposta matrice della strage, cioè che è appunto ricollegabile a individui di religione islamica. Oppure i soggetti queer, diciamo, gay, lesbiche, eccetera, eccetera, hanno faticato enormemente a guadagnare, per esempio, le stesse pagine dei necrologi sui giornali che altre persone guadagnavano facilmente, cioè le vittime, sto parlando sempre delle vittime dell'11 settembre. E la stessa cosa è accaduto, per esempio, per le vittime palestinesi, sui giornali, parlo sempre di giornali statunitensi, perché le vittime americane, per esempio, sono diverse dal punto di vista della possibilità di espressione del lutto nei loro confronti rispetto alle vittime di una popolazione che è vittima di un governo, quello israeliano, che è alleato con gli Stati Uniti. Questo cosa significa? Significa che in realtà sul lutto politicamente si giocano delle cose importanti, sostanzialmente, e che una delle armi che in effetti anche il movimento gay ha utilizzato in alcuni casi storici, in particolare in America, che esiste, una delle armi che politicamente esistono, è proprio quella della manifestazione pubblica del lutto. Il caso classico è quello delle campagne di sensibilizzazione sull'AIDS,
da parte delle comunità gay americane, che portavano proprio anche i corpi dei loro cari, amici, compagni, conoscenti, eccetera, morti per AIDS davanti alla Casa Bianca, per esempio, o davanti ai media, o celebravano in qualche modo il lutto per portarlo all'esterno e per mostrare come in realtà questa strage silenziosa non veniva riconosciuta perché quei soggetti non erano riconoscibili da parte del potere della società americana. E questo ci porta, mi pare, molto chiaramente alla questione animale. Il testo di Stanescu che noi abbiamo inserito nella raccolta parla di questo, parla proprio dell'utilizzo del nostro lutto per gli animali, non solo per quelli conosciuti, quelli domestici, eccetera, ma anche per gli animali che non conosciamo direttamente ma che poi vediamo nei supermercati ormai fatti a pezzi, questo lutto come un elemento che politicamente può essere dirompente, che noi non dovremmo nascondere, ma dovremmo provare a utilizzare nella, come dire, nella lotta anche politica contro il Mercator, per esempio. Forse per far capire meglio questa cosa io chiuderei leggendo l'inizio di questo articolo, che per me è molto... Vuol dire, mostra molto bene come un concetto, come dire, teoricamente molto denso, che è quello del lutto in Judith Butler, può essere risignificato, riutilizzato in un ambito assolutamente non previsto da Butler stessa, in un modo che dal punto di vista concreto è molto, come dire, molto significativo. E l'articolo inizia così, poi è un articolo che ha anche, come dire, appunto, analizza dal punto di vista teorico il concetto, ma inizia così. Questo articolo prende le mosse da un luogo inusuale, il supermercato. Provate a immaginare questa scena. State spingendo il carrello, state trasportando la borsa della spesa come avete fatto centinaia di altre volte. Arrivate in fondo al supermercato, nei pressi del banco della carne. Tutti i prodotti di macelleria, tutti i migliori tagli di carne sono esposti davanti a voi. Sulla sinistra le bistecche, sulla destra la carne trita. Di fronte le costolette, di fianco a queste qualche petto di pollo. In un angolo vedete la vasca delle aragoste, dalla quale potete scegliere, tra le dozzine di esemplari rinchiusi, quella che deciderete di comprare. Osservate la scena. Alcune persone si muovono tra questi prodotti, pensando a quali di essi vorrebbero avere per cena. E all'improvviso tutto cambia. Non vedete più le normali merci della vita di sempre. Adesso, di fronte a voi, si staglia la realtà violenta dell'esposizione della carne animale. Le ossa, il grasso, i muscoli, i tessuti di esseri che un tempo sono stati vivi e che sono stati massacrati per accaparrarsi delle varie parti del loro corpo. Questa scena vi travolge e di colpo scoprite a piangere. Siete sopraffatti dal dolore, dalla tristezza, dallo shock, anche se magari per pochi istanti soltanto. E per un attimo siete in lutto. Siete in lutto per tutti gli animali senza nome che vi stanno di fronte. Io concluderei qui. Buonasera a tutti e a tutti, grazie agli animalisti Friuli Venezia Giulia per l'invito, Daniela, Massimo e Alessandra, e grazie a Marco che credo che abbia risposto alle tue domande iniziali, Daniela, quindi lasciandomi in una situazione mista tra l'imbarazzo e l'ammirazione. Beh, visto che Marco ha parlato soprattutto del manifesto Queer Vegan, io mi concentrerò principalmente su corpi che non contano, cercando di analizzare brevemente perché dove si incontrano il pensiero di Judith Butler e l'antispecismo. Prima però di passare immediatamente al libro 2, volevo leggervi la citazione che abbiamo messo all'inizio del manifesto Queer Vegan, perché credo che è fulminante, fulgorante e chiarisce dove immediatamente quell'intersezione di cui Marco parlava prima. Il pezzo è tratto da Émile Benveniste, che è una linguista francese di origini siriane, che scrive un'opera monumentale che è il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, quindi dove prende in esame la genealogia della formazione di certi termini, che vanno appunto dal termine sovrano alla politica, eccetera, che costituiscono appunto le nostre istituzioni fondamentali, e al primo capitolo, che è maschio riproduttore, casualmente il primo capitolo di un vocabolario delle istituzioni indoeuropee si chiama così, poche righe dopo l'inizio, lui scrive: una distinzione immediata e necessaria in una società di allevatori è quella tra animali maschi e femmine. Allora, il problema di distinguere tra le infinite
variazioni biologiche che ci caratterizzano come singolarità viventi e selezionare da queste l'aspetto maschile e femminile, quella biologia che ha a che fare col maschile e col femminile, è ovviamente un'operazione che può sembrare, perché oramai siamo abituati da millenni a questo tipo di sguardo, ma che analizzata con un po' più di attenzione è una cosa che dovrebbe apparire appunto bizzarra e ovviamente ci dice qualcosa sulla nostra società. Se tra tutte le possibili caratteristiche biologiche quella che ci colpisce di più è poter riconoscere immediatamente chi è maschio e da chi è femmina, è probabilmente perché, come dice Benveniste, viviamo in una società di allevatori. Chi ha interesse a riconoscere immediatamente questa distinzione se non chi ha la necessità di riprodurre altre entità viventi al fine di commercializzarle? Che ci sia un terreno comune tra i due pensieri e le due pratiche è immediatamente evidente anche a chi non si è mai occupato di queste questioni e che ha affrontato temi completamente diversi come la costruzione di un vocabolario delle istituzioni europee, e credo che ci inserisca perfettamente nella questione dove si possa incontrare il pensiero di Judith Butler con l'antispecismo. Però prima di arrivare lì volevo fare una serie di passi indietro, parte forse raccontando anche la storia che poi ci ha portato a fare questo libro, a scrivere questo libro, a curare questo libro, cominciando appunto dal titolo. Il titolo è Corpi che non contano, che è chiaramente ripreso da un titolo ben più famoso di un libro di Judith Butler degli anni 90 che è stato tradotto in italiano Corpi che contano. Il titolo inglese però di Corpi che contano è Bodies That Matter, e nella traduzione italiana si perde questo gioco di parole che Butler costruisce, che è corpi da un lato che contano, ma dall'altro lato corpi che in quanto contano si materializzano, cioè si rendono visibili, si rendono dicibili, si rendono intelligibili e quindi sono corpi vivibili, il che sottolinea quello che ricordava Marco prima, che non esistono solamente i cosiddetti corpi naturali, ma che anche i corpi ovviamente sono carichi di significati culturali, politici, sociali, e anche i corpi vengono costruiti, fanno parte della costruzione delle nostre soggettività. Quindi i corpi si materializzano e materializzandosi, quindi rendendosi visibili, dicibili, comprensibili, si definiscono come corpi che contano e corpi che non contano. I corpi che non contano, per definizione, sono i corpi definiti, sono i corpi degli animali, e vi chiederei di tradurre immediatamente nella vostra mente, ogni volta che dirò animale, non pensare solamente, tra virgolette, solamente ai non umani, agli altri animali, ma a tutti quei corpi umani che hanno subito un vero e proprio processo di speciazione, hanno assunto un valore, contano o non contano, esattamente come i corpi degli animali. Faccio subito un esempio. Chiaramente esistono dei corpi che nella nostra società, come già ricordava Marco, hanno un valore differente rispetto ad altri corpi, non solo i corpi, portatori di una sessualità altra, per semplificare, rispetto a chi risponde alla norma eterosessuale, ma certamente anche i corpi di altre etnie all'interno dell'Occidente. Io non credo che chi sbarca sulle spiagge greche o lampedusane sia portatore di un corpo che conta quanto il nostro, e quanto questi corpi sono trattati esattamente come dei corpi animali. Il primo tema era quello del titolo, che mi sembrava opportuno sottolineare, titolo che, diciamo così, abbiamo sempre anche interpretato mettendoci, riprendendo le ultime parole di Marco sulla questione del lutto, nonostante l'orrore, il disastro generale in cui viviamo, cercare di assumere una prospettiva in qualche modo gioiosa, nel senso che, se è vero che il lutto ovviamente lo comprendiamo innanzitutto non solo come privato e femminile, ma anche come qualcosa di triste, proprio perché è privato e chiuso in casa, come diceva Marco, ma c'è anche una componente produttiva del lutto, no? Per cui nel momento in cui il lutto lo porto in pubblico diventa la creazione di nuovi legami, la creazione di nuove comunità. Non a caso la comunità gay a cui si riferiva Marco ha fatto ricorso al lutto
per rendersi intelligibili. E forse questo è un aspetto che, appunto, come lui sottolineava, dovrebbe essere ripreso anche dal movimento antispecista. Quindi il lutto ha anche una componente, nel momento in cui diventa pubblico e politico, ha anche una componente di produttiva, di creazione di nuove relazioni, di nuovi legami, di nuove comunità. E quindi la domanda che ci ha sempre spinto in questi anni di riflessione e nella costruzione di questi libri è stata non tanto quella di, così in maniera piuttosto triste, no? Agitando passioni tristi, come direbbe Spinoza, chiederci come hanno fatto, come ha fatto tutta la nostra tradizione, quali sono i tratti che ci rendono unici e che ci rendono una specie unica, esclusiva, quali sono i tratti che ci distinguono dagli altri animali, che se ci pensate è una domanda proprio, come dire, un po' da risentimento, no? Direbbe Nietzsche, un po' triste, no? E invece pensare a una domanda esaltante, no? Che cosa ci rende altri animali? Che cosa ci accomuna al resto del vivente? È una, diciamo così, un passo gioioso in direzione di ciò che appunto ci accomuna e non di ciò che ci distingue, ci separa, ci mutila, crea divisione. Quindi per rispondere alla domanda, credo, dove si incontrano Judith Butler e l'antispecismo, devo spendere due parole su il pensiero di Judith Butler e due parole sul pensiero antispecista, su come si sono evoluti e dov'è appunto questo famoso terreno d'incontro. Direi che forse si può riconoscere un primo periodo del pensiero butleriano, che è quello che ha ricordato Marco, che ha lavorato sulla decostruzione del genere, da un certo punto di vista una sorta di evoluzione, compresamento del pensiero femminista. Almeno io lo intendo così, cioè il pensiero queer a cui accennava Marco, lo inserirei all'interno del più ampio pensiero femminista. E non a caso ci troviamo qui in una sala che, mi è stato detto, è dedicata a una femminista locale. Quindi siamo anche ben situati. E quindi la prima lavoro di Judith Butler è quello di appunto decostruire il genere, e quindi passando da un primo femminismo, qua semplifico molto, forse in maniera un po' rozza, però in cui, che risale a 200-300 anni fa, in cui le donne si presentano come identità altra, quindi in maniera identitaria, dicendo ci sono anche le donne e le donne vogliono acquisire gli stessi diritti dei maschi, a un secondo femminismo, che è un femminismo della differenza, che fondamentalmente fa capo al pensiero francese, che appunto invece sottolinea gli aspetti differenziali tra il maschio e la femmina, però in qualche modo, forse in maniera inconsapevole, ribadendo, proprio perché ribadiscono la differenza, che esistono due campi differenti. Ecco, credo che il grande passo in avanti fatto dalla teoria queer, all'interno della quale inserirei Judith Butler, è quella di mostrare come invece ci troviamo di fronte ad una matrice molto più complessa, dove, ancora una volta semplificando, forse possiamo parlare di sesso, genere e desiderio, no? Per cui esistono vari sessi, non esiste solo sesso maschile e femminile, esistono tutta una situazione di transizione, diciamo, che in qualche modo possiamo ancora richiamare la biologia, anche se Butler decostruisce anche questo aspetto. Certamente esiste il genere, che è costruito culturalmente attraverso quelle operazioni performative di cui dicevo Marco e ci torno fra un secondo, e poi c'è il desiderio, che non è detto che il desiderio deve essere diretto necessariamente verso l'altro, il cosiddetto altro sesso. Per cui adesso non so, di solito mi riesce, adesso non so se mi riesce perché tanto ho già bevuto, quindi non so se ce la faccio, però voglio dire, io potrei essere maschio, avere un sentirmi di genere femminile e provare desiderio per un'altra donna. Quindi voi potreste pensare che io sono un normalissimo eterosessuale, in realtà sono una cosa molto complessa. Ho fatto un esempio banale per far capire come Judith Butler muove le carte sul tavolo e cambia la situazione. E dicevo, il genere è costruito performativamente da Butler, cioè dalla teoria degli atti linguistici. Voi sapete che il linguaggio non serve solamente per descrivere le cose, ma c'è anche un linguaggio performativo che modifica la realtà. Allora, se io e Marco fossimo due sindaci e due di voi, possibilmente di sesso differente, si avvicinassero a noi con intenzione di passare la loro vita insieme, noi dicessimo
da questo momento ti dichiaro marito e moglie, questa frase non è più una frase descrittiva, ma una frase performativa, perché cambia la realtà. Da quel momento siete marito e moglie, quindi avete una serie di doveri, di diritti. Se un coniuge decede, ci sono tutti gli aspetti testamentari, divisione delle proprietà, divisione dei beni, cioè c'è un intervento drammatico sulla modifica del reale. Se qualcuno, come è accaduto spesso, si nomina imperatore di tutte le Russie, sta facendo un'operazione performativa, perché da quel momento modifica la realtà. Judy Butler dice anche il genere viene costruito in questo modo, fin dai primi momenti in cui il nascituro, la nascitura compaiono sulla scena del mondo, nel momento in cui il medico che compie o chiunque compia l'operazione del parto, contribuisca alla realizzazione del parto, dice è maschio, è femmina. In questo momento queste frasi non sono semplicemente descrittive, ma hanno un grosso valore performativo, perché da quel momento in poi si stabilisce un percorso in cui chi è maschio seguirà certe caratteristiche, per cui, non so, verrà vestito di azzurro, avrà la culla azzurra, e chi è femmina avrà la culla rosa, avrà certi tipi di vestiti piuttosto che altri, dovrà seguire certi comportamenti piuttosto che altri. Quando arriverà una certa età dovrà giocare con le pistole, le macchinine, l'uno, e con le bambole e gli aghi e il filo da cucito l'altra, eccetera, eccetera. Adesso sto facendo degli esempi banali, però per far capire come non compare in natura come le mele e le pere sugli alberi il maschio e la femmina. C'è un grosso lavoro culturale, politico, simbolico di creazione di queste specie. E quindi noi ci siamo chiesti se un'operazione del genere non viene compiuta anche nel momento in cui noi ci definiamo appartenenti alla specie Homo sapiens, per cui noi da millenni siamo abituati siamo istruiti da una norma ben precisa, per cui l'uomo, e non a caso si parla sempre di uomo, no? Per quando voi leggete i filosofi e quando voi leggete la definizione di chi noi siamo, non si dice mai la donna o l'uomo e la donna, si dice l'uomo differisce dall'animale per questo e quell'altro. Ancora una volta, quale questione si intreccia? Se un'operazione di questo tipo non accade anche nell'ambito appunto dell'appartenenza alla nostra specie, no? Per cui io vengo abituato fin dalla nascita a pensare di essere appartenente ad una specie che è padrona dell'esistente, che sta al centro dell'universo, che può disporre dell'intero esistente come meglio crede, che ha un atteggiamento di un certo tipo verso animali appartenenti alla specie Homo sapiens, e un altro tipo deve avere un altro tipo di atteggiamento verso animali non appartenenti alla specie Homo sapiens. Anche questo non cresce sugli alberi, ci viene insegnato culturalmente, esiste una lunga storia che ci ha portato a costruire questo tipo di rapporto. Non è qualcosa di naturale, è qualcosa che sorge in una certa cultura, a certe accelerazioni storiche, che è associata a certi eventi politici. Pensate alla rivoluzione industriale, non potremmo trattare gli animali così come li trattiamo se non avessimo le celle frigorifere, perché la carne, da un'informazione clamorosa, si decompone. Quindi non potrei trasportare la carne dal Vietnam ai supermercati americani se non avessi delle navi e delle enormi celle frigorifere. Quindi le cose non crescono sugli alberi, ma si modificano storicamente. E quindi la prima domanda, poi forse ci possiamo tornare in discussione, se non c'è una grossa componente di performatività anche nella costruzione del nostro pensarci come uomini o come uomo con la U maiuscola, differenti da tutte le altre specie. Tra l'altro, così la butto lì rapidamente, questa separazione così netta tra l'uomo e l'animale è tipica di non solo di un certo periodo storico che si acuisce soprattutto negli ultimi 200-300 anni, ma di una cultura della cultura occidentale. Sicuramente le culture dei nativi americani non hanno una separazione di questo tipo. Anzi, a differenza di noi che siamo darwiniani, in qualche modo siamo darwiniani, per cui pensiamo di essere degli animali travestiti, per il tema che ci interessa, e ad esempio gli indio del Sud America pensano che gli animali ad essere degli umani travestiti, che sono un'altra forma per poter vivere in diversi ambienti della foresta. Primo aspetto. Secondo aspetto che ci interessava di Judy Butler è la questione delle vite precarie, del lutto, della vulnerabilità, quel concetto sicuramente che deve uscire chiaro da un'ottica, da una prospettiva antispecista, è che la questione che già sottolinea Butler, ma che a questo punto va enfatizzato ulteriormente,
che le nostre vite non solo sono vulnerabili, concedetemi la licenza poetica, naturalmente, no? Perché noi siamo esseri che si possono ammalare, che possono morire, altra comunicazione sconvolgente di questa sera, no? Siamo esseri finiti, vulnerabili, ma la vulnerabilità è distribuita dalla nostra società in maniera assolutamente non equanime, cioè ci sono vite più vulnerabili di altre. E la scoperta che fa Judith Butler nel testo che si intitola proprio Vite precarie, elabora questo tema, è quando dice: cari signori americani, avete visto che vi credevate al centro del mondo, invulnerabili e inattaccabili? Anche le vostre vite sono vulnerabili, perché vi è stato portato un attacco all'interno del vostro territorio. E non possiamo più pensare di vivere separati dal resto del mondo, privi di relazioni, con l'idea dell'invulnerabilità. Tutte siamo vite vulnerabili, dobbiamo, semmai, se c'è un compito politico, è quello di ridurre la asimmetria della vulnerabilità. E se voi ci pensate, il sistema sociale che porta alle estreme conseguenze la distribuzione impari della vulnerabilità è il capitalismo. Su questo credo che ci siano pochissimi dubbi. Quindi questo è a grandissime linee gli aspetti che abbiamo che ci hanno interessato di più del pensiero di Judith Butler, che fondamentalmente, se voi volete, a un certo punto è riducibile a una singola domanda. Tutta la riflessione di Judith Butler, che stia pensando a Gaza, che stia pensando ai queer, che stia pensando alle vite precarie, che stia pensando ai torturati di Abu Ghraib, sto citando alcuni dei temi che compaiono nei suoi libri, sta pensando a che cos'è l'umano. La domanda centrale che si pone Butler è: che cos'è l'umano? Come si definisce l'umano? Come si forma? Come si rende visibile, intelligibile, dicibile, come dicevo prima, ciò che è umano? Ponendo una questione fondamentale, innanzitutto che l'ontologia, cioè che cos'è quella determinata cosa, la filosofia prima, non è più dissociabile dalla politica. Perché che cos'è umano non è semplicemente la risposta a che cos'è umano non è semplicemente una risposta definitoria, ma anche una risposta politica, perché ciò che costituisce l'umano si forma attraverso meccanismi di esclusione includente di ciò che viene definito non umano. Mi spiego meglio. Si crea un confine dell'umano che è costituito da tutto ciò che viene definito non tale e che permette di far risaltare ciò che è umano proprio essendo posto immagini e confini. Quindi da un certo punto di vista è appropriato perché fa parte dell'area dell'umano, ma ne fa parte come è ciò che viene escluso. E quindi ovviamente dal nostro punto di vista, per una riflessione che dura da anni, parte di questa costruzione di confini dell'umano è sicuramente passa attraverso l'esclusione del cosiddetto animale. Qui potrei aprire una parentesi e chiedere chi di voi non ha incontrato per strada un uomo con la U maiuscola, un animale con la maiuscola, però vabbè, non abbiamo tempo. Credo che di solito incontriate singolarità viventi, no? Potrete incontrare quel cane, quel gatto, quel gay, quella lesbica, quell'adulto, quel bambino, quella bambina, no? Insomma, questa costruzione che sembra naturale dell'uomo da una parte, dell'umano dall'altra, in realtà è un'operazione molto, molto artificiale, una costruzione veramente politica in senso pieno del termine. E quindi il primo, credo, il pensiero di Judith Butler è che anche l'esclusione della politica da questa serie di definizioni è già un'operazione tutt'altro che ingenua. Già qui si nasconde un trucco. Il che ci porta a quell'aspetto sul concetto di natura di cui parlava Marco prima, per cui sia negli aspetti che possono far ricadere sotto il capitolo generale della sessualità o sotto gli aspetti appunto che hanno a che fare con il rapporto con gli altri animali, appunto sentiamo spesso il concetto di natura o quelli vicini di soggetto, di persona, però non abbiamo tempo di entrare in questo aspetto. Quello che volevo sottolineare appunto questa idea di natura, c'è un grande filosofo francese che è Jacques Derrida che dice: la natura non esiste, esistono soltanto gli effetti della natura, la denaturalizzazione e il conferimento della natura. Quindi forse più che interessarci appunto quando uno ci fa la domanda se il veganesimo è naturale o meno, quindi misuriamo i metri dell'intestino e vediamo se i metri dell'intestino umano si avvicinano di più a quelli
di un animale onnivoro rispetto a quelli di un animale carnivoro, rispetto a quelli di un animale vegetariano o fruttariano o quant'altro, piuttosto che misurare le dimensioni dei canini o dei premolari, aspetti veramente di un interesse notevole. Insomma, quando io leggo queste cose cado addormentato, è utile perché non devo prendere i sonniferi, perché sono una persona ansiosa, quindi riesco a addormentarmi in maniera naturale, tra virgolette. Forse la risposta dovrebbe essere un'altra, come diceva Marco prima, cioè esistono dei pinguini gay, e quindi buon per loro, cioè vuol dire, no, è bizzarro questo nostro rapporto ambivalente con la natura, no? Per cui da un lato la natura è ciò che costituisce lo standard universale di riferimento quando ci interessa, per cui vado a pescare i pinguini o meno per giustificare o meno un determinato desiderio o la ricerca di determinati piaceri. Tra l'altro invece la natura è ciò che va escluso, ciò che è selvaggio, ciò che non è civilizzato, ciò che va tenuto sotto controllo perché mette a rischio l'ordinata struttura sociale che l'uomo è stato in grado di erigere. Quindi anche su questo aspetto si potrebbe riflettere a lungo, ma io credo che l'altro punto che è fondamentale è rapidissimamente descrivere che cos'è quell'antispecismo che può incontrarsi con Judith Butler. Marco accennava un primo antispecismo, che appunto era allora, diciamo innanzitutto che l'antispecismo, come dice il termine, è ciò che si oppone allo specismo. Cos'è lo specismo? Io lo definirei meglio con il termine antropocentrismo, cioè è l'idea, quello che dicevo prima, che esiste questo uomo con la U maiuscola, che guarda il caso è bianco, è maschio, eterosessuale, adulto, abile, normale, nel senso che non ha patologie psichiatriche, proprietario e carnivoro, il quale sta al centro dell'universo. E lo specismo è questa ideologia che si è costruita in migliaia d'anni, con le svolte che abbiamo ricordato prima, e che, se volete semplificare, pensatelo come una macchina. Per cui lo specismo è la macchina che fa tre operazioni. Definisce che cos'è il proprio di questo uomo con la U maiuscola, che più o meno sono le cose che ho detto prima. Poi costruisce una scala delle differenze, per cui vediamo quei corpi che contano, che non contano, che sono più o meno vicini a questo standard universale di misura, e poi crea una scala della gerarchia. Man mano che ti allontani da questo centro di riferimento, scendi nella scala del valore. Il primo antispecismo, secondo me, ha fatto un'operazione simile a quella che ricordavo prima del primo femminismo, cioè ha lasciato inalterato l'uomo al centro dell'universo e ha detto, beh, però guarda bene, ci sono anche degli animali che hanno delle caratteristiche simili a quelle che abbiamo definito il proprio dell'uomo, che generalmente sono funzioni cognitive superiori. Per cui certi animali, soprattutto le grandi scimmie, potrebbero rientrare nel cerchio della considerazione morale, perché hanno, almeno in parte, sono assimilabili agli umani. Allora, voi capite che un'operazione di questo tipo, che è lodevole, perché quando si reintroduce questa questione, che era sempre stata non riconosciuta all'interno del pensiero della prassi, è un'operazione lodevole, però contiene una grossa dose di rischio, no? Perché ovviamente non fa che ribadire che l'uomo sta al centro dell'universo, e chi può entrare al centro dell'universo sono degli animali che vengono antropomorfizzati in qualche modo, che è la stessa cosa che succede con le quote rosa, tanto per capirci, no? Per cui il sistema rimane invariato, inserisco qualche donna in più nei posti di potere, però il sistema di potere resta invariato e queste donne vengono virilizzate. Quindi è un'operazione altamente pericolosa. C'è stato un secondo antispecismo che invece ha operato sulla, diciamo così, questo ha operato su quell'aspetto della macchina che diceva, diciamo così, creava la classificazione delle differenze. Per cui diceva, non ci sono solo differenze, ci sono anche somiglianze, ma il resto resta tutto invariato. Poi c'è stato un secondo antispecismo che invece ha sottolineato le differenze, ha moltiplicato la variabilità che sta nel campo del cosiddetto uomo e la variabilità che sta nel campo del cosiddetto animale, con lo scopo di depotenziare quella linea di confine unica che veniva tracciata in precedenza. Se volete, lavorando sulla scala delle gerarchie, dicendo differenza non è sinonimo di gerarchia, quindi operando sulla terza operazione della macchina. Io credo che l'antispecismo oggi stia facendo un lavoro ancora più radicale, a cui accennavo anche prima con il concetto di performatività di specie, di messa in dubbio dell'esistenza del proprio dell'uomo. Che cos'è questo proprio dell'uomo?
è difficile da definirlo, o comunque va riconosciuto come una produzione storica, politica, sociale, economica. Per cui l'operazione dell'ultimo antispecismo è quella di mettere in atto, diciamo, di passare dall'identità alla differenza, all'indistinzione, o se volete al riconoscimento di un terreno comune, che è la comune vulnerabilità della carne del mondo. E qua torniamo giù di parte, la questione della vulnerabilità della precarietà. Noi sicuramente condividiamo nella differenza con gli altri animali il fatto che siamo corpi vulnerabili, esposti, mortali. Quindi, pur rimanendo fermo all'intuizione del primo antispecismo, che era tenere la barra dritta in direzione della liberazione, c'è stata una significativa modificazione dell'approccio che ha fatto avvicinare i due pensieri, come dicevamo prima, ribadendo fondamentalmente il concetto di relazione. Noi non siamo individui singoli, isolati, separati, come ci è stato insegnato soprattutto in epoca neoliberale, ma siamo innanzitutto dei fasci di relazione. Siamo formati dagli animali, siamo formati da chi abbiamo incontrato, abbiamo delle identità multiple, intrecciate, complesse, che si fondano sul concetto di relazione. Esistono le relazioni dalle quali eventualmente possono emergere gli individui. Non esistono degli individui isolati, puri, non situati corporalmente, che poi entrano in relazione tra di loro. Voi capite che questo è dirompente, innanzitutto sia dal punto di vista filosofico, che non abbiamo tempo di trattare, ma anche dal punto di vista politico, perché oggi noi siamo intesi come singoli individui, ognuno in lotta con l'altro, possibilmente per trovarsi un posto di lavoro e per mantenerlo. Viceversa, nella visione patriarcale, che è anche la nostra, che è anche stata sviluppata dal terzo antispecismo, noi siamo innanzitutto delle relazioni. Chiudo dicendo veramente tre parole sugli altri aspetti che secondo me si permettono di intrecciare profondamente i due movimenti. Il primo, direi qualcuno rapidissimamente a flash, perché il tempo corre. Innanzitutto i due movimenti sono caratterizzati da una grossa difficoltà di linguaggio. Anche il linguaggio è una produzione sociale, il linguaggio non cresce sugli alberi, il linguaggio che abbiamo a disposizione è costruito storicamente. E quindi quando noi diciamo, ci mettiamo in una prospettiva antispecista e cominciamo a dire i non umani, in qualche modo ribadiamo che esistono gli umani e gli altri si differenziano da questi, esiste ancora l'umano che sta cercando il mondo, no? Nonostante i nostri sforzi, quando diciamo gli altri animali, per ribadire che anche l'umano è un animale, in realtà stiamo facendo ancora un'operazione di linguaggio che ci mette in difficoltà, perché noi rimaniamo al centro e gli altri sono gli altri animali, che è un po' quello che succede nella letteratura queer, no? Per cui proliferano gli asterischi o barra o barra barrei barrei barra u, e io quando metto delle difficoltà, perché sono una persona di una certa età e sono abituato, quando vedo un asterisco a me corre immediatamente l'occhio fondo pagina a cercare la nota, invece insomma tutta la letteratura qui, adesso scusa per la battuta, però ha giustamente il problema di aggettivare differenti sostantivi, no? Per cui dovrebbe cominciare a suonarci strano che se uso un sostantivo maschile o un sostantivo femminile, l'aggettivo è declinato al plurale maschile. L'altro aspetto che sempre affresce è l'aspetto di che cinque sessualità occupano gran parte della nostra vita. Mangiamo tre volte al giorno, sicuramente abbiamo desideri sessuali o definiti più o meno continui, non è sottoscritto che non ha superato ogni tipo di... Vabbè. Sicuramente c'è un altro aspetto meno stupido di quello che stavo ricordando, che è quello che sia la sessualità che il cibo, che l'alimentazione, prevedono un incrocio interessante, che è un incrocio che sottolineava Foucault per quanto riguarda la sessualità. La sessualità è l'aspetto dove quello che lui definiva biopolitica incontra l'aspetto personale con l'aspetto sociale. Quando io gestisco la sessualità, sto disciplinando il singolo individuo e sto riproducendo un certo tipo di società. Se io prevedo solamente la norma eterosessuale, sto disciplinando gli individui che nella norma, singoli individui che nella norma eterosessuale non si riconoscono, e sto riproducendo questa norma più ampiamente all'interno della società. Il cibo svolge un'azione analoga, no? Se ci pensate. Per cui attraverso il cibo posso disciplinare il singolo individuo
e col cibo che metto a disposizione disciplina l'intera società. Questo vale anche dal punto di vista del discorso vegano, no? Che a noi non piace. Molti discorsi vegani dicono mangia vegano perché fa bene alla tua salute. Poi c'è questa componente più politica di gestione del benessere della vita dell'altro, che qualche luminare medico ci dice come dobbiamo mangiare, perché è successo anche recentemente, no? Per cui si è scatenato il pandemonio sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, che secondo alcuni gruppi non antispecisti pare essere gestita da dei vegani, perché insomma sembrava che fossimo stati noi a gestire l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però ecco, vi do anche quest'altra notizia, non è un gruppo di vegani che gestisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Però il punto è che anche qua c'è un incrocio interessante. L'altro aspetto è quello che ricordava Marco, cioè c'è una norma eterosessuale che pervade molta della pubblicistica animalista di un certo tipo, no? Per cui l'avete visto recentemente, però sempre a seguito di quel comunicato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Per cui i gruppi, per cui è tornato di moda Rocco Siffredi, no? Il grande filosofo Rocco Siffredi, per cui alcuni gruppi dicevano non tutte le salsicce sono cancerogene, con una grande intelligenza e un'assenza di totale di volgarità, e altri gruppi invece che dicevano insomma, noi lo facciamo meglio, il vegano lo fa meglio degli altri, fino ad arrivare a un manifesto che secondo me è l'apoteosi di questo intreccio in senso perverso, che è un'immagine di Rocco Siffredi che dice pene più dure per chi maltratta gli animali. Cioè un manifesto di gruppi animalisti che dice che ancora una volta con un grande gioco di parole, con una grande intelligenza, con una grande eleganza, dice pene, fa dire a Rocco Siffredi pornostar, pene più dure per chi maltratta gli animali. Insomma, non abbiamo messo insieme le cose forzandole. Non è un matrimonio di comodo quello di cui stiamo parlando, ma c'è un intreccio che è sociale, ben più importante, e non riconosciuto anche all'interno di gruppi che si dovrebbero porre come critica rispetto all'esistente. L'ultimo punto, secondo me, che vorrei ricordare, ce ne sarebbero altri, però questo mi sembra interessante, quello che ricordava prima Marco, è l'aspetto di riclassificazione, di risignificazione del linguaggio, per cui il queer, che nasce come insulto, che viene risignificato in senso positivo dai movimenti LGBTQI, viceversa abbiamo un termine vegan che sta venendo risignificato dall'industria della carne, se voi ci pensate, per cui il termine vegan, che come diceva lui prima, avrebbe in sé delle potenzialità destabilizzanti importanti, avrebbe in sé in parte ha ancora in sé delle potenzialità disturbanti e destabilizzanti, in realtà sta venendo digerito dal sistema e sta diventando una sorta di altra opzione a disposizione del cittadino isolato, monade, singola, consumatore, quando va al bancone del supermercato, per cui a fianco del bancone di Stanescu che ricordava prima, c'è anche il pezzettino piccolo di solito, non particolarmente ampio, però una nuova nicchia di mercato che va occupata, per cui il vegan non diventa più quella denuncia e quella portare in pubblico il lutto per l'animale, ma diventa un altro modo di consumo, uno stile di vita che puoi adottare il mercoledì e il giovedì, ma il sabato e la domenica no. I ristoranti vegan proliferano e diventano un'ulteriore opzione per passare una serata in compagnia, per cui oggi vado al ristorante etiope, domani vado al ristorante cinese, dopo domani vado al ristorante vegano, quindi il ristorante etico è diventato un ristorante etnico. Quindi c'è un'operazione di riassorbimento di questo termine che invece altri movimenti non si sono lasciati fare. E forse, e quindi anche questo è un aspetto interessante che ci ha mosso a scrivere, a curare questi libri, che è appunto quello di provare a vedere che cosa un movimento può imparare dall'altro, come possono, scusatemi il termine, fertilizzarsi a vicenda. Chiudo, visto che Marco ha letto un pezzo del libro, non leggo perché io sono un mimetico, quindi amo fare quello che fanno gli altri, sono molto empatico, quindi rileggo lo stesso pezzo. No, non rileggo lo stesso pezzo.
però abbiamo già letto due pagine di un libro di poche pagine, quindi non avete così, non avete bisogno di comprarlo, perché l'abbiamo già letto così tutto. Volevo leggervi quello che per chiudere con la Butler, che alla quale abbiamo posto la prima domanda che abbiamo posto è: quelle vite precarie, quel concetto di vite precarie che tu hai sviluppato, può essere declinato in senso antispecista? Riprendendo una domanda che altri intervistatori fecero al filosofo francese Manuel Levinas, che aveva sviluppato il concetto di volto, per cui io riconosco l'altro, che per lui è l'altro e l'altro umano, attraverso il riconoscimento del volto, e chiesero a Levinas: ma il volto, il serpente ha un volto? E Levinas si trovò in difficoltà, balbettò, disse sì, forse no, non lo so, ci devo pensare. Allora abbiamo iniziato l'intervista a Butler dicendole: detto altrimenti, una vita degna di lutto coincide con la vita umana oppure la eccede? Ovviamente come filosofo bisogna parlare in maniera complessa, non abbiamo detto possiamo declinare il termine vita precaria in senso antispecista, ma abbiamo chiesto se vite precarie coincide tu con l'umano o viceversa lo eccede. Lei, che non è stupida, che ha capito che cosa stavamo chiedendo, e riprende l'analogia con Levinas e dice: è lo stesso Levinas a dirci che il volto esprime il comandamento non uccidere e che questo non va inteso in senso letterale. Levinas ha affermato che anche un suono può esprimere tale comandamento e assumere la funzione del volto. Il volto non deve per forza essere qualcosa che ci colpisce visivamente. Esso può anche agire attraverso gli altri sensi. Gli animali sono esseri sensuali, la cui sofferenza ed esistenza sono percepibili attraverso il suono in movimento. Gli animali, pertanto, possono, e di fatto lo fanno, esprimere una medesima proibizione all'uccidere. Quindi direi che Judith Butler, che aveva pensato agli animali in maniera frammentaria, occasionale, eccetera, in questo momento si sbilancia pesantemente, e soprattutto quello che è piaciuto di più a noi usa un termine che dovremmo cominciare ad usare, che appunto definisce gli animali come esseri sensuali e non con quel terribile anglicismo esseri senzienti che è impronunciabile, che abbiamo ripreso direttamente dalla letteratura anglosassone. E ovviamente per Judith Butler, che ha fatto una riflessione lunga sul concetto di desiderio e di piacere, definire gli animali esseri sensuali, quindi esseri che, come dire, entrano in rapporto con noi attraverso appunto la sensualità, ovviamente credo che sia un passo importante e fondamentale su cui speriamo che rifletta ulteriormente dopo la nostra interpellazione. Grazie per l'attenzione.